Ricorrenza del 4 novembre. Dal 4 novembre 1918 al 4 novembre 2012 è passata un'infinità di tempo. 94 anni, dove le generazioni che si sono succedute hanno costruito, plasmato, generato un modo di vivere basato sulle conseguenze di una prima guerra mondiale catastrofica. Un conflitto da tutti ricordato come la Grande Guerra, la cui vittoria è costata la vita a circa 700.000 italiani, oltre a circa 600.000 dispersi, dilaniati dalle bombe di mortaio e ancora sepolti dal crollo delle trincee. Senza dimenticare milioni di feriti e mutilati che hanno sofferto i dolori non solo fisici per tutta la loro vita. Ed è a tutti questi nostri patrioti che dobbiamo il benessere che abbiamo. Un benessere costato tanto sangue non può non farci riflettere. Tanto sacrificio non può farci ricordare le nostre origini, di come eravamo e di come è stato possibile costruire il mondo in cui viviamo. Come non ricordare che sotto il profilo storico, con la Grande Guerra si completò il tortuoso cammino durato 70 anni di campagne nazionali per l'unità d'Italia, iniziato nel 1848 con la prima guerra di indipendenza. Ed infatti tutti noi abbiamo imparato a conoscere quello straordinario periodo storico, nei banchi di scuola, dove si apprendevano le mirabili geste dei nostri padri risorgimentali. Mazzini, Cattaneo, Cavour ne sono un esempio di estrema attualità, così come il fervore e le scoperte di un sistema completamente in evoluzione per quei tempi. Ad esempio i Carbonari e Giuseppe Verdi, la risoluzione industriale e la scoperta della ferrovia che hanno segnato un percorso esplosivo per la nostra economia e la nostra crescita aziendale e di sviluppo continuo. E poi l'Unità d'Italia, con i Migli, l'assassinio dell'anarchico Gressi e poi quel terribile conflitto della prima guerra mondiale. Ma cosa ne sanno veramente le nuove generazioni della storia e in particolare di questa nostra storia, fatta di grandi eventi, sofferenze inaudite, di fame, di stragi, di lutti, ma anche di grandi speranze? Quanti hanno avuto modo di onorare il milite ignoto immolato per loro? Nel 1921 la salma del milite ignoto a ricordo di tutti i morti nella Grande Guerra venne tumentato nell'altare della patria e l'anno successivo, il 4 novembre, divenne giornata di ricordo di tutti i caduti in guerra. Anche ora le nostre forze armate si stanno distinguendo con coraggio e valore immane al costo delle stesse vite e i loro sacrifici volti a favore delle popolazioni in difficoltà. Sono l'orgoglio della nostra civiltà e il nostro pensiero oggi va in particolar modo alle famiglie dei caduti in missione di pace. La Seconda Guerra Mondiale, col suo immenso carico di morti, feriti e deportati, portò ancora nel dramma un numero incredibile di famiglie italiane ed una devastazione terribile di paesi, con le loro case, fabbriche, chiese, infrangendo cuori ma soprattutto anime. E ancora una volta la forza e il coraggio della nostra gente ha ricostruito, rigenerando con forza un'economia che ha portato benessere di generazione in generazione, alzando la qualità della vita e ponendo l'Italia ai primi posti nell'economia mondiale. Passo dopo passo però, ora stiamo vivendo una contrazione economica lunga e molto difficile, dove la lettura sul grado di salute delle nostre aziende da troppo tempo dà segnali negativi, anzi, estremamente preoccupanti. La disoccupazione ormai è a livelli drammatici, tali da poterla considerare un'emergenza sociale. Oggi anche nel nostro comune le richieste di lavoro sono continue e allarmano non poco la nostra comunità.
Ma cosa si può fare per aiutare la nostra gente che chiede aiuto? Come sarà possibile garantire l'appoggio economico con gli scenari che si stanno delineando? Credo con convinzione che il futuro dei nostri figli vada salvaguardato sapendo appunto leggere nella storia. Solo conoscendola sarà possibile ricreare quello spirito combattivo e indistruttibile dei nostri padri e dei nostri nonni che hanno ricostruito quel mondo distrutto dalle guerre. La forza e il coraggio che li hanno contraddistinti deve essere la forza e il coraggio che dobbiamo saper infondere alla nostra popolazione per consolidare la piattaforma di rilancio per le nostre nuove generazioni. E questo convincimento non ci deve mai mancare. Ognuno deve essere promotore di iniziative e suggerimenti, ma soprattutto deve aprire tutto se stesso, sapendo guardare al di fuori della propria cerchia di mero interesse, facendo quadrato dei propri valori, attingendo a quelle radici piantate dai nostri padri, dove la solidarietà, il rispetto dei sentimenti, il consolidamento della nostra cultura diventino la base per trarre quel coraggio e quella forza che ci permetterà di risollevarci ancora una volta, a garanzia e riprova di una tempra che sapremo dimostrare di non aver smarrito. Viva le forze armate in missione di pace e viva tutti noi!